Anche oggi giro al vento, ormai è una costante, c'è sempre, così che anche un giro come quello di oggi, che doveva essere un giro di scarico, alla fine non lo è mai del tutto. E vabbè, vuoi qualche consiglio su come comportarti, come pedalare quando c'è il vento? E allora vai avanti con questo video, a meno che non sei pugliese. Se sei pugliese, lascia perdere. Alla fine ti spiego perché. Questi sono consigli che ti do, ovviamente, se sei da solo, come me oggi. Se sei in gruppo, le cose cambiano radicalmente. Allora, assumi una posizione più aerodinamica possibile, quindi mani in presa bassa o sulle leve dei freni, però posizione allungata. Ovviamente meno superficie del tuo corpo esponi al vento, è meglio. Presa sul manubrio, salda ma morbida, ok? Se non capisci cosa intendo, scrivimelo che te lo spiego. Non guardare la velocità, ma cura la cadenza. Cerca di andare piuttosto agile, dalle 90 pedalate in su, se possibile. Questo ha due vantaggi: uno, ti stanchi di meno, e due, in caso di folate, soprattutto laterali e così improvvise, sarai più reattivo nel controllare la bicicletta e quindi ne esci meglio alla fine. Assolutamente, quindi non cercare di andare duro contro il vento, perché alla lunga avresti la peggio sicuramente. Cerca di stare in una zona cardio o di potenza comoda, idealmente sweet spot o poco sotto, perché se vai troppo duro, troppo pesante, alla fine la paghi. Ok? Boh, se hai altre richieste chiedimi pure. Ci sentiamo alla prossima. Ti cavo, perché non è per i pugliesi? Perché tutte le volte che parlo di vento con loro, dalle loro parti ce n'è sempre di più. Anche se qua ti sbatte per terra, ti dicono sempre: ah, ma questo a confronto di quello che c'è in Puglia è poco più di una brezza. Vabbè. Non conosco invece ciclisti di Trieste, che sa da quelle parti cosa dicono.